Per come è terminata la partita contro lo Spezia, la Cremonese non ha che recriminare, si accontenta e deve accontentarsi di un pareggio che è oro colato, soprattutto per quanto visto nel finale di secondo tempo. Per quello che abbiamo visto invece nella prima frazione di gioco, la Cremonese ha da recriminare, e non poco, per le occasioni da gol create e soprattutto per aver dominato di fatto il primo tempo, eccezion fatto per il finale di partita. Tant'è, Cremonese-Spezia 1-1, sono da poco finite le interviste in sala stampa e lo stesso Giovanni Stroppa è apparso tutt'altro che soddisfatto della partita della Cremonese. Tant'è, Cremonese-Spezia 1-1. Nel primo tempo, come prevedibile, il pallino del gioco era nelle mani della squadra di Stroppa, con i grigiolossi che dettavano ritmi e impostazioni di gioco e uno Spezia molto chiuso, molto difficile da penetrare. La prima occasione è di targa ligure, anche se già a partire intorno al 20° del primo tempo la Cremonese ha iniziato a costruire, in particolar modo due importanti occasioni da gol, entrambe su cross di Zanimacchia dalla destra. La prima, intorno al 19°, un cross teso che Nasti tutto solo ha colpito di testa, ma non è riuscito ad angolare, mangiandosi di fatto un'occasionissima per passare in vantaggio, tirandola di fatto in bocca a Gori. Poco dopo, siamo intorno al 28°, di nuovo una sgroppata di Zanimacchia sulla destra, un cross questa volta troppo sul portiere, con Nasti ancora una volta libero, un pelo defilato sulla sinistra rispetto all'occasione precedente. Tant'è, siamo intorno alla mezz'ora, al 33°, e sugli sviluppi di un calcio di punizione, di un calcio d'angolo per la Cremonese, Maier appoggia corto a Collocolo che carica il destro e riesce a infilare nell'angolino dove Gori non può arrivare. È 1-0. La rete sembra svegliare lo Spezia. Nel finale di primo tempo infatti sono due le occasionissime che sbaglia, una proprio conclamata, che ha portato un colpo di testa di Soleri che ha portato Fulignati a fare una grandissima parata, la prima di una serie di grandi parate dell'estremo difensore grigiorosso. La seconda invece è un'occasione sbagliata da Cassata nel recupero nel finale proprio di primo tempo, con un piattone destro sparato alle stelle. Il secondo tempo, la ripresa si apre come il finale dei primi 45 minuti, con uno Spezia in avanti alla ricerca del vantaggio. La Cremonese proprio in avvio di secondo tempo ha mostrato subito di essere mostrare difficoltà. Al 52° c'è stata un'altra grandissima parata su colpo di testa di Cassata, con Fulignati che è andato con un colpo di reni distinto a levare un gol praticamente già fatto. Al 60° invece arriva l'episodio del rigore, poi annullato dal VAR. Nasti in area di rigore, servito da Collocolo, si fa rubar palla e subito la difesa dello Spezia rilancia lungo per Di Serio. Bianchetti cincischia e si fa a sua volta rubare incredibilmente palla. L'attaccante dello Spezia parte e prova con un tiro, un mezzo pallonetto, a superare Fulignati, di fatto travolgendolo. Per l'arbitro è calcio di rigore, incredibilmente, ma decide per il calcio di rigore, poi giustamente annullato dal VAR. Fulignati in sala stampa è venuto, gli abbiamo chiesto se si sentiva sicuro di quello che poi è stato, cioè l'annullamento del calcio di rigore da parte del VAR. Fulignati non era affatto sicuro di questa decisione. In ogni caso l'analisi è stata importante, perché Fulignati ha specificato che non ha alzato il piede destro mentre l'attaccante calciava, ed è proprio l'attaccante che è andato addosso a Fulignati, di fatto travolgendolo. Fulignati non poteva scomparire in quella circostanza, tant'è vero che appunto l'arbitro ha deciso, rivedendolo al VAR, di annullare il calcio di rigore. In quel momento era palese che la Cremonese era davvero in difficoltà, e Stroppa ha deciso di inserire due cambi. Ha tolto Vasquez per mettere Pickel e ha inserito Jonsen al posto di Bonazzoli. Proprio in quell'istante la Cremonese ha incassato il gol del pareggio. Maier fa fallo su Esposito e viene ammonito sulla tre quarti. Cross al centro, spizzicato da Cassata, con la palla che si impenna. Fulignati prova l'uscita, poi si ferma d'istinto, ma quel tanto che basta per uscire dai pali. Tutto solo Ristov Petkov ha, come dire, il tempo di prendere la mira e battere Fulignati con un colpo di testa che lo ha visto appunto farsi scavalcare dal pallone. Lo abbiamo chiesto a Fulignati, perché è apparso anche un po' troppo fuori rispetto alla distanza dalla linea di porta, e dallo stesso portiere grigiorosso ad aver ammesso l'errore con grande onestà e con grande umiltà. Ciò non toglie che Fulignati oggi è stato davvero determinante in almeno due tre occasioni. Infatti il gol dello Spezia ha segato totalmente le gambe alla Cremonese. Con
l'uscita di Franco Vázquez, questo è un fatto, la Cremonese ha perso totalmente idee e impostazioni di gioco, non è più riuscita a costruire, tant'è vero che inoltre non è più riuscita ad arrivare nei pressi dell'area di porta e calciare. Annotiamo sul taccuino solamente una conclusione di Collocolo al 78esimo. È come se la Cremonese sul pareggio, dopo il pareggio dello Spezia, fosse di fatto sparita da un punto di vista anche del gioco e delle occasioni da gol. Lo Spezia alla fine ha cercato anche di vincerla, andando in almeno due occasioni nel finale di partita vicinissime al gol. Un tiro incredibile di Vignati che sul diretto nel 7 ha portato Fulignati ancora una volta a mostrarsi per il grande portiere che è, volando e levando la palla dall'incrocio dei pali, mandandola in angolo. E poi nel finale con Colas lo Spezia ha di fatto fallito il colpo del capo con un colpo di testa più difficile da sbagliare che appunto da fare. Per cui tant'è, finisce 1-1, c'è tanto da recriminare per il vantaggio dilapidato nella prima frazione, un punto comunque importante, non si è perso. Stroppa si è detto dispiaciuto per non essere riuscito a vincere davanti al proprio pubblico, ma il calcio è anche questo. Per cui archiviamo subito la partita con lo Spezia e pensiamo subito alla prossima partita in trasferta contro il Catanzaro venerdì prossimo. Ale, grigio rossi.